Seconda Cronache, capitolo 5. Così fu compiuta tutta l'opera che Salomone fece eseguire per la casa del Signore. Salomone fece portare l'argento, l'oro e tutti gli utensili che Davide suo padre aveva consacrati e li mise nei tesori della casa di Dio. Allora Salomone convocò a Gerusalemme gli anziani di Israele, tutti i capi delle tribù, cioè i grandi delle famiglie patriarcali dei figli di Israele, per portare sull'arca del patto del Signore, dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il re per la festa, che cadeva il settimo mese. Arrivati che furono tutti gli anziani di Israele, i Leviti presero l'arca e portarono sull'arca la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. I sacerdoti e i Leviti eseguirono il trasporto. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele convocata presso di lui si raccolsero davanti all'arca e sacrificarono pecore e buoi in tal quantità da non potersi contare né calcolare. I sacerdoti portarono l'arca del patto del Signore al luogo destinato, nel santuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini, poiché i cherubini avevano le ali spiegate sopra il posto dell'arca e coprivano dall'alto l'arca e le sue stanghe. Le stanghe avevano una tale lunghezza che la loro estremità si vedeva sporgere dall'arca davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Esse sono rimaste là fino a oggi. Nell'arca non c'era altro se non le due tavole di pietra che Mosè vi aveva deposto sull'Oreb, quando il Signore fece il patto con i figli di Israele, dopo che questi furono usciti dal paese d'Egitto. Mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, poiché tutti i sacerdoti presenti si erano santificati senza osservare l'ordine delle classi, e tutti i Leviti cantori, Asaf, Eman, Jedutun, i loro figli, i loro fratelli, vestiti di bisso con cembali, salteri e cetre, stavano in piedi a oriente dell'altare, e con loro 120 sacerdoti che suonavano la tromba. Mentre dico, quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano, come un sol uomo, fecero udire all'unisono la voce per lodare e per celebrare il Signore, e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti musicali, per lodare il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Avvenne che la casa del Signore, fu riempita di una nuvola. I sacerdoti non poterono rimanervi per svolgere il loro servizio a causa della nuvola, poiché la gloria del Signore riempiva la casa.